è una commedia, ma una commedia umana, molto umana, troppo umana. Perciò, quali sono queste caratteristiche supereroistiche che devono avere due persone per attraversare tempo e spazio, classiche dimensioni sia del cinema ma anche dei supereroi, per rimanere insieme fino all'eternità? Ma guarda, penso che questo film dia una risposta, nel senso che non ci sono delle caratteristiche predefinite, magari ci fossero, e forse per fortuna che non è così, perché la relazione, l'innamoramento, la vita di coppia sfugge così tanto ai meccanismi razionali che è difficile capire un vero ingrediente, è estremamente variabile da persona a persona. Poi uno cerca di farsi un'idea, di dare delle risposte, ma non saranno mai esaustive. Io questo è personalmente. Penso che forse la cosa più importante che può legare una coppia a lungo tempo sia la stima. La stima va oltre diciamo, l'attrazione fisica, sessuale iniziale, va oltre il piacere, la scoperta, la novità dell'incontro, ma è un sentimento che si radica, si costruisce pezzetto per pezzetto e può rimanere per sempre, perché è a prescindere da uomo o donna. La percezione che abbiamo dell'altra persona, se è una percezione profondamente positiva, anche se diversa dalla nostra, la stimiamo e quindi forse è l'elemento che più mi interessa. Voglio fare un fumetto sui supereroi. Coppie, i veri supereroi oggi sono loro. E ho pensato che vorrei passare tutta la mia vita con te. Marco. Io l'ho scelta perché avevo bisogno della sua pazzia, per non impazzire io. Il nostro dura quanto lo facciamo durare noi. Quante possibilità ci sono che ci rincontriamo? È una percentuale così bassa che statisticamente viene definita irrilevante. Ciao. Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, c'è una grande chimica tra di voi in questo film Supereroi, una chimica che si avverte anche nelle vostre contraddizioni. Non è molto abitué a vedere le contraddizioni dell'essere umano in un film italiano. Come avete lavorato su questo? No, mi fa piacere che è una cosa che insomma, è uscita parecchio fuori dal film. Merito di un affetto reale che ci lega molto forte e che ci ha permesso ovviamente di dover pensare molto meno ad alcune sfumature che a volte invece devi costruire di sana pianta. C'era una scrittura che era già molto forte, era molto chiara nelle transizioni dei personaggi e poi insomma la cosa bella di lavorare con Paolo è che c'è sempre uno scambio, c'è cioè uno scambio continuo, quindi tu se hai un pensiero la sera prima, lui lo sa, io ce n'ho tanti, quindi poraccio questo tutte le mattine stava lì e dicevo ah, te devo dire una cosa sul film e si parlava per cercare di rendere tutto quanto sempre più organico e quindi è stata un po' la combinazione tra una scrittura che già era molto forte e il cercare di sorprendersi il più possibile sul set in base a quello che succedeva poi stando lì, che sai, le cose quando le leggi ti fai una tua regia, ti fai una tua idea, poi arrivi in quella casa con quel pavimento, quella finestra, quella roba, succedono delle cose e quello è quello che finisce poi nel film, quindi. Però è vero che ci siamo molto fondati sulla nostra alterità, cioè già noi siamo un po' diversi anche se abbiamo una grande complicità, ma queste due diversità, questi due personaggi così differenti che si incontrano e con il tempo rimangono se stessi, ognuno il suo, ma diventano una cosa comune che è appunto il loro amore, la loro coppia. Il film ha una struttura molto compatta, ma quanta improvvisazione vi ha permesso di avere sul set genovese? Perché siete molto spontanei. Grazie, guarda, questo è un grandissimo complimento in realtà, perché di improvvisazione reale non ce n'è stata tantissima. Soltanto che da quello scambio che ti dicevo prima, che era guarda, questa parola in bocca mi funziona male, allora troviamone un'altra, siamo riusciti a trovare, secondo me, insieme una cosa che fosse più organica possibile e ci consentisse di sentirsi molto a nostro agio all'interno della sceneggiatura, perché poi, sai, io almeno la maggior parte delle volte che ho avuto dei problemi ce li ho sempre quando ti chiedono di dire una cosa che il tuo personaggio non direbbe o che tu non diresti, quindi ti stona o ti sembra strana. Un'unica battuta, possiamo dire che Anna e Marco siamo tutti noi? Beh. Potremmo. Vorremmo tutti noi e che tutte le nostre forme, poi. certo. Perché comunque l'idea di fare una storia rappresentativa, quasi una quintessenza della coppia c'è, quindi Anna e Marco, magari tutti noi no, però insomma una forte rappresentatività di coppia vorrebbero averla.